secondo istituto comprensivo, abbiamo sperimentato il pluralismo affettivo da questo anno scolastico. In tutte le scuole dell'infanzia, soltanto nella scuola dell'infanzia Giovanni Calò, perché le sezioni sono eterogenee, abbiamo voluto sperimentare il metodo anche con i bambini di 3 e 4 anni. In internet ovviamente i docenti si sono approcciati in maniera un po' scettica, perché pensavamo che i bambini di 3 anni, ancora piccolini, anche di 2 anni e mezzo, per loro diciamo, questo metodo fosse un po' lontano. Invece con la mano che abbiamo bisogno da raccontare, ci siamo accorti che anche i bambini piccolini rispondevano molto bene e le testimonianze ci provenivano dai genitori che il giorno dopo raccontavano che il bambino aveva raccontato la storia di come era nata una lettera, ad esempio la A, e faceva anche vedere come era nata la lettera. Quindi siamo stati molto fiduciosi, abbiamo iniziato a raccontare, ovviamente seguendo le indicazioni del professore, e abbiamo cercato con i bambini soprattutto di giocare, e quindi la lettera, scrivendo la lettera nell'aria e scrivendola sul corpo dietro la spalla del bambino, e poi abbiamo avuto anche la possibilità, perché la scuola è dotata di apprendimento multimediale, di poterla vedere anche in immagini bambini. I bambini ne sono stati entusiasti, anche dei giochi che il CD del professor De Lillo propone erano in grado di riuscire a costruire il puzzle, e questo è servito ai bambini anche a diciamo ad attirare l'attenzione, anche per quei bambini che magari hanno un'attenzione molto minima, a fare in modo che i bambini acquisissero una maggiore coordinazione spaziale, ovviamente diciamo avere uno spazio prima una percezione dello spazio fisico e poi dello spazio bello. Questa è una testimonianza di alcuni lavori che abbiamo realizzato con i bambini, ovviamente una piccola parte. E questo è un lavoro che è stato fatto con i bambini di 3 anni. Se c'è qualcuno che l'aiuta. Questa è la lettera R. I bambini qui dovevano riconoscere la lettera e cerchiare nelle varie parole. La lettera Q. Anche qui abbiamo giocato con le figure geometriche e poi dovevano cerchiare la lettera Q corrispondente alla forma del quadrato. Questa è la S, il semaforo. Il bambino doveva poi scrivere la letterina. 3 anni. Questi sono bambini di 3 anni. Questa è una testimonianza dei bambini di 3 anni per far vedere che il metodo funziona anche su bambini di 3 anni. Sui 5 anni non abbiamo dubbi, perché comunque è stato scientificamente provato e i bambini rispondono benissimo. Però per me è stata una grande soddisfazione vedere che anche su bambini di 3 anni. E così via. Questa è la lettera V, quindi è il ruolo delle rondini, e la lettera V. E così via dicendo. Poi come scuola, come secondo istituto comprensivo, nell'ambito del progetto continuità tra bambini della scuola dell'infanzia e bambini della scuola primaria, abbiamo voluto con le colleghe della scuola primaria cimentarci nel riuscire a trovare le scuole anche per alcune lettere mancanti, e la lettera H, K, J, W, Y e X. E così i bambini hanno anche oggi un piccolo pensiero da dare al professor De Lillo nel libro che è stato realizzato in questa scuola, in collaborazione tra docenti di scuola dell'infanzia e docenti di scuola primaria. Prego professore, questo è per lei, un piccolo omaggio che il secondo istituto comprensivo le fa. Bellissimo, grazie.